Ciao ragazze, nuovo video super chiacchiericcio, quindi preparate la solita tisana, solita copertina e mettetevi comode perché vi parlerò del secondo trimestre di gravidanza. Devo dire che per me è soprattutto per la seconda volta, perché è la seconda figlia, cioè in realtà ho già un figlio per chi non mi conosce, quindi di 6 anni, quindi questa è la mia seconda gravidanza. E devo ammettere che è successo un po' la stessa cosa per entrambe le gravidanze, quindi il secondo trimestre è stato abbastanza tranquillo, devo confessarlo. Per me il secondo trimestre è quello più bello dell'intera gravidanza, perché bene o male nel primo trimestre c'è la comparsa delle nausee, i primi malesseri, si riesce a mangiare poco, vomito, nausea appunto, io ho spesso mal di testa, quindi insomma sono stata parecchio male. Invece nel secondo trimestre dalla fine del quarto mese in poi, perché comunque fino a metà quarto mese, quasi fine quarto mese, ho avuto ancora nausea, fastidi, parecchi disagi, anche perché poi ragazze io ho un piccolo problema con la nausea, nel senso che mi porta a uno stato d'ansia molto importante, perché ho la fobia di vomitare, di rimettere, e quindi appena mi sento la nausea vado un po' in panico, mi agito e ho la paura, il terrore puro di vomitare. Quindi questa è proprio la parte della gravidanza che temo di più sinceramente, e quindi quando è arrivato la fine del quarto mese ho tirato un sospirone di sollievo e tutto è andato un po' più tranquillo. Sono riuscita a mangiare nuovamente, quindi è stato il periodo, diciamo il secondo trimestre per me è stato il periodo in cui ho mangiato di più. Ora sono a metà del terzo trimestre e vi racconterò successivamente, quando vi parlerò di questo periodo altrettanto difficile, che le cose cambiano nuovamente. Però non ci divaghiamo, rimaniamo nel secondo. Dopo le nausee ho ripreso a mangiare bene, anche perché finché avevo nausee forti mangiavo solo cose secche, il panino, il cracker, non me ne fregava assolutamente nulla di mangiare bene, perché non riuscivo. Se mangiavo anche solo minestrone di verdura, tutte le cose liquide, facevo veramente fatica a mangiarle perché correvo al bagno e avevo soprattutto tanta voglia di dolce. Ecco, questa gravidanza è stata l'insegna della voglia del dolce principalmente, perché a volte ho anche voglia di salato. Con Fede avevo tanta voglia di salato, invece con Alessandra più dolci, più dolcetti. Ho sempre cercato comunque di limitarmi, anche sotto Natale devo dire che non ho mangiato un pandoro, cioè 2 fette di pandoro, boh, finito lì. Quindi devo dire che sono stata parecchio brava. E poi appunto quando vi parlerò del terzo trimestre vi spiegherò le problematiche relative al terzo trimestre, che sono tutt'altre, cioè c'è sempre un qualcosa. Il mio secondo trimestre è stato comunque relativamente tranquillo. L'unica cosa di cui ho patito parecchio sono state le emicranie, appunto la nausea durante il primo periodo del quarto mese. Per il resto è stata una gravidanza tranquilla, un po' di pace. Devo dire che da fine quarto al sesto mese sono stata bene, la pancia poi inizia anche a farsi vedere, quindi iniziate ad avere le prime soddisfazioni tra virgolette, nel senso che sapete, no, il primo trimestre, come vi dissi nell'altro video, è bello perché tu sai di essere incinta ma nessuno ancora se ne accorge, no? Invece nel secondo trimestre inizia a vedersi la pancetta, soprattutto se siete molto magroline. A me iniziava a vedersi comunque, nonostante non sia proprio magra magra, sono comunque robusta, cioè nel senso ho comunque un seno prosperoso, quindi comunque non si nota propriamente subito, ma devo dire che da fine quarto mese si è iniziato proprio a vedersi, si inizia a vedere quella rotondità che
contrassegna proprio la gravidanza, non è proprio il classico mangiato troppo a Natale, ma oh, c'è qualcosa di più, ecco. Il secondo trimestre ha un lato negativo per quanto mi riguarda, nel senso che credo sia il periodo più concentrato di esami di ogni genere e tipo, partendo dai soliti prelievi che comunque si fanno in tutta la gravidanza, test integrato, curva glicemica, credo che sia già nel terzo trimestre, se non erro già entrata nel terzo trimestre, comunque fine secondo trimestre, quindi siamo a cavallo. Tanti esami delle urine, tanti esami del sangue, ma veramente, veramente tanti, tanti, tanti. Mi sembrava una storia infinita. Secondo trimestre l'ho trovato molto pesante da questo punto di vista, ecco, tanti, tanti esami da fare. Proprio l'ho trovato veramente stressante, fin troppi realmente. Però appunto nel terzo trimestre va un pochettino a calmarsi poi questo discorso esami, soprattutto per chi come me segue gli esami dell'agenda della gravidanza. A parer mio, un'altra bella soddisfazione del secondo trimestre è l'ecografia. L'ecografia, perché a differenza della primissima ecografia del primo trimestre, nel secondo trimestre abbiamo visto la bimba, quindi si vede proprio una forma più delineata, più da bambina, un viso più umano rispetto al fagiolino del primo trimestre, e quindi ti rendi più conto, oltre che per la panciotta che inizia a vedersi, però l'ecografia ti fa rendere realmente conto che c'è davvero, che non è tutto un sogno, un'illusione, perché nel primo trimestre devo ammettere che si passa in una fase in cui si dice no vabbè, non, a volte me lo dimenticavo addirittura, perché potevo muovermi tranquillamente, non avevo il pancione, quindi a volte non me ne rendevo conto, poi ogni tanto dicevo caspita, già sono incinta, ma non realizzi secondo me appieno come nel secondo trimestre. Poi vabbè, nel terzo proprio non te lo dimentichi mai, perché col pancione, tutto quanto, le difficoltà, te lo ricordi tutti i sacrosanti giorni, e quindi è diverso. Però sì, il secondo trimestre me lo ricordo bene, è bello anche perché ho avuto le prime soddisfazioni, i primi riconoscimenti come mamma, perché vedo la panciotta, ho visto la prima ecografia ben definita del visino della bimba, piccolo piccolo, e quindi insomma tante tante emozioni, come tutta la gravidanza, però le prime emozioni in cui ti rendi realmente conto di quello che è, di questa magia infinita che sta accadendo nella vostra vita, e in questo caso nella mia vita. Ho fatto una pausetta perché avevo bisogno di bere un bicchiere d'acqua, e mentre vi ho fatto una stories su Instagram, e niente, sto pensando a cos'altro aggiungere, però non mi viene in mente nient'altro, perché devo ammettere che il secondo trimestre è stato parecchio tranquillo, a parte i primi tempi del quarto, come vi dicevo prima. È stato un periodo in cui abbiamo anche deciso il nome per la piccolina, è anche un periodo in cui si scopre il sesso, adesso che mi viene in mente, perché effettivamente noi l'abbiamo scoperto sì, intorno a fine quarto, inizio quinto mese, perché le prime volte si girava, aveva le gambe incrociate, quindi per diverse volte non l'abbiamo scoperto. L'abbiamo saputo tramite la morfologica, e poi abbiamo avuto la conferma ulteriore dalla mia ginecologa dopo la morfologica, che mi ha appunto consigliato di mangiare un pezzetto di cioccolato prima dell'ecografia, perché così si muoveva parecchio. Infatti così è stato, abbiamo visto la patatina, è stato molto emozionante. Ecco, ho dimenticato questo dettaglio abbastanza importante. Nel secondo trimestre c'è stata la morfologica, abbiamo scoperto il sesso, quindi vedete che il secondo trimestre è proprio un periodo fatto di tante visite, di tanti controlli, un po' stressante su questo punto di vista, ma secondo me è tutto concentrato nel periodo giusto, perché il secondo trimestre, salvo casi particolari, credo che sia il momento più tranquillo della gravidanza.
Quindi questo è quanto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se avete delle domande, delle curiosità, dei dubbi, se anche voi siete in dolce attesa, scrivetemi qui sotto. Non sono un'esperta, però magari vi posso dire cosa è successo a me. Quindi condividere con voi la mia esperienza mi fa sempre tanto tanto piacere. E se non mi avete ancora aggiunta su Instagram, fatelo, perché spesso chiacchiero con voi anche in privato, metto delle stories, quindi mi vedete diciamo di più tutti i giorni. Mi trovate come Robertina underscore, quindi trattino basso YouTube. E niente, per il resto ci vediamo prestissimo con nuovi vlog e nuovi video. Vi mando un bacione gigante. Io e Alessandra vi salutiamo, che è qui. È qui che dorme, perché non la sto sentendo da un'oretta, quindi un po' di relax, perché solitamente tende a svegliarsi proprio quando sto andando a dormire, quindi inizia a fare le sue capriole quando dormo. E niente, alla prossima. Ciao.